Salvetto ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi voglio parlare, tanto siamo sull'internet. Sull'internet troveremo sempre delle cose strane, abbreviazioni, acronimi scritti in inglese. E lo so che siete molto curiosi del significato di questi acronimi, e si dice acronimi, spero di sì, anche abbreviazioni. Ma comunque ragazzi, ce ne sono tantissimi in inglese. Adesso in questo video volevo chiarire il significato di tutti questi acronimi. Quindi adesso ho una lista di tipo 12. Andremo abbastanza veloce through, fuck, how do you say that? Andremo abbastanza veloce through ogni acronimo e potete capire il significato di questi acronimi, appunto. Prima di iniziare, ragazzi, volevo solo dirvi che questo è un video sul tema inglese, più o meno, e ho un canale che insegna l'inglese che si chiama Bringlese. Quindi se questo tipo di contenuto, questo genere di video vi piace, andate a vedere la mia pagina Bringlese e potete iscrivervi su quella pagina se volete imparare l'inglese con me, un madrelingua americano. Detto ciò, iniziamo col primo acronimo. Quindi LMFAO oppure LOL. Lo sapete cosa significa? LMFAO vuol dire laughing my fucking ass off, vuol dire sto morendo da ridere. E poi LOL vuol dire laughing out loud, tipo ridendo fuori, non dentro la mia testa, tipo ha. Quindi se stai morendo da ridere, puoi usare LMFAO oppure LOL. Il secondo acronimo è STFU, oppure dovrei fare STFU. Questo vuol dire shut the fuck up. Quindi se mai vedi STFU vuol dire shut the fuck up, vuol dire stai zitto e non dici un cazzo di parola. STFU, shut the fuck up. Allora, poi c'è BRB. Questo l'avete mai visto, questo è molto comune. Questo vuol dire be right back oppure torno subito. BRB, be right back, torno subito. Spesso anche un po' con imbarazzo posso ammettere che nel linguaggio parlato, non solo scritto, diciamo appunto BRB e vuol dire be right back, torno subito. Poi abbiamo IDK, IDK. Questo vuol dire non lo so, vuol dire I don't know. Quindi quando non sai una cosa devi solo dire IDK, I don't know. Questo nel linguaggio parlato non lo diciamo mai, diciamo I don't know. Però nel scritto diciamo IDK, I don't know. Poi abbiamo IMO, IMAO. E questo vuol dire in my opinion. Quindi se sei una persona molto modesta e vuoi esprimere la tua opinione, puoi dire IMO, da 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 da. Quindi in my opinion, penso che blah 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 blah. In my opinion, IMO. Poi un altro, forse quello più comune di tutti quanti, a parte LOL, è JK. JK vuol dire just kidding, vuol dire sto solo scherzando. Scherzo, just kidding, JK, non ti preoccupare. Di nuovo con imbarazzo posso ammettere che nel linguaggio parlato diciamo JK per dire scherzo. JK, sto scherzando, just kidding, non ti preoccupare, JK. Poi abbiamo BTW, di nuovo molto comune. Questo vuol dire by the way. By the way è una frase difficile da spiegare il significato di by the way, ma più o meno vuol dire comunque. Se dici una cosa e vuoi aggiungere un ultimo pensiero o un'ultima cosa che cambia discorso, puoi dire by the way, tipo blah, 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 blah. By the way, nice haircut. BTW diciamo in inglese, by the way, da 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 da. Comunque vuol dire. Poi abbiamo TTYL. Questo è talk to you later. Vuol dire tipo ci sentiamo presto, ci sentiamo tra poco. Talk to you later, TTYL. Ci sentiamo, ci parliamo dopo, nel futuro. Può essere tra un'ora o tra 10 giorni. Talk to you later, peace. Talk to you later, TTYL. Poi c'è quello molto molto famoso, e questo non lo devo spiegare, e se non lo sai sei proprio fuori questo mondo, ma è WTF. What the fuck? Oppure se vogliamo sostituire cazzo con cavolo, facciamo la stessa cosa in inglese. What the fuck? What the frick? What the frick, dude? Really? Quindi WTF, what the fuck? Poi abbiamo K, K e basta. Questo è un modo incazzato per dire ok. Quindi se qualcuno ti dice una cosa che ti delude e ci rimani male, puoi dire K e basta, tipo ok però sono incazzato, K e basta. È una cosa che spesso le ragazze fanno, eh. Allora, due ancora. TMI vuol dire too much information. Se mi spiego una cosa che non voglio sapere e hai aggiunto troppe informazioni, TMI bro, TMI. Spesso si dice anche al linguaggio parlato TMI, too much information. Per favore mantienitelo tu, non lo voglio sapere. E l'ultimo ragazzi, un altro che dovreste sapere, se non lo sai sono proprio incazzato con voi. OMG. Di nuovo, diciamo a voce OMG. Questo vuol dire oh my god.
Oh my god, OMG. Quindi ragazzi, lo sapete questo, oh my god, è tipo oh mio dio. Ok ragazzi, basta così. Di nuovo, se vi piace questo genere di contenuto, dovreste andare sul mio canale Bringlese, link ovunque. Trovatelo, andate, iscrivetevi al mio canale Bringlese. Se volete imparare l'inglese, se vi piacciono i contenuti sull'inglese da me, ne faccio tantissimi, molti più video su questo canale Briller. E comunque ragazzi, è stato un piacere, è stato divertente. Spero abbiate imparato qualcosa di utile. Ci vediamo alla prossima. Peace.